una cosa di buon senso. Tanto si poteva andare a votare in altri edifici che non fossero quelli scolastici, mi sembrava una cosa fattibile, ma ci sono tante cose fattibili che non sono state fatte. Io lunedì mattina, il 14, accompagnerò io ho tre figli, due più piccoli, uno entra in prima elementare, pensa. Una va in quinta. Pensa che roba, entrare in prima elementare. È la prima elementare, io me la ricordo, le prime elementari anch'io. Degli altri due figli, l'emozione, no, del primo giorno, che è un grande giorno, dei giorni più importanti della vita di un genitore e anche di un bambino, no? E allora, noi non sappiamo, ci hanno detto che i bambini di prima elementare saranno sdoppiati, quindi le classi saranno divise in due, che è una cosa di buon senso, dici, se erano 25 saranno 12 da una parte e 13 dall'altra. Però ci hanno detto, sto parlando di una scuola pubblica di Roma, quindi condizioni come tante altre, che non ci sono né i banchi per sdoppiarli né gli insegnanti per sdoppiarli. Quindi non c'è nulla per poterli sdoppiare. In più noi contiamo sul tempo pieno, ma il tempo pieno non ci sono le garanzie che possa essere tenuto. Allora, noi siamo una famiglia fortunata che si può permettere una tata di mettere, diciamo, degli ammortizzatori se c'è un imprevisto. Quante famiglie oggi possono permettersi di non sapere se i bambini torneranno a casa alle 2 o alle 4? Chi dovrà rimanere con i bambini? Finiranno come al solito le donne a rimanere incastrate, no? In questo meccanismo. Allora, tutto questo per dire, ma il 9 di marzo, il giorno dopo il lockdown, non si poteva fare immediatamente un organismo con la stessa determinazione con cui si sono messe, iniziate a ricostruire le terapie intensive? Non si poteva costruire un'unità per, diciamo, mettere in terapia intensiva la scuola e farci trovare pronti a settembre? Era così difficile pensarlo. Allora, Anna Scar-